La notizia del giorno, la danna sorpresa del patron, Quinto Paluzzi, i soci Claudio Croce e Antonio Martorella. La Delfino Curi di Pescara, una nuova grande realtà del calcio cittadino, dona 1.000 euro per la rinascita della Pineta d'Annunziana, distrutta dal terribile incendio dello scorso agosto. Questa mattina è stata consegnata la ricevuta del bonifico al sindaco Carlo Masci e all'assessore allo sport Patrizia Martelli e all'ospite d'onore della presentazione ufficiale, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Un segno di amore per la città Pescara e per il suo luogo simbolo che basterebbe da sé a dire quanto la società pescarese sia radicata sul territorio. Parterre di prestigio nella sala consiliare del comune di Pescara per il varo ufficiale del nuovo logo della società e l'inizio della nuova stagione sportiva 2021-2022. Presente anche il presidente della commissione sport Adamo Scurti, mentre in platea siede tutta la prima squadra della Delfino Curi Pescara al gran completo. Completo, con il tecnico Bonati e il suo staff che lavorerà anche con la formazione juniores. La fusione dei simboli del calcio cittadino è rappresentata alla perfezione nel logo, la classica e leggendaria RC in rosso che ricorda la vecchia Renato Curi, scuola di talento conosciuta in tutta Italia e nel mondo dal 2006, ovviamente. Il ricordo di Fabio Grosso e del rigore che ha portato l'Italia sul tetto del mondo, il delfino che danza sulle acque azzurre del mare pescarese, ingredienti immancabili per dare vita alla più grande società di calcio non professionistica della città, con circa 400 tesserati, seconda solo ai professionisti della Pescara Calcio per numeri e blasone. Andiamo ad ascoltare gli interventi e quindi le voci del patron Quintino Paluzzi e dei soci Claudio Croce e Antonio Martorella. Il motivo di questa fusione, il motivo è che guardavo la Curi che portavano avanti tanti ragazzi, come portiamo avanti noi, avendo loro due squadre, sia giovanissimi che allievi, sia noi, di quello che siamo ripromessi noi per questa nuova gestione, di crescere questi ragazzi insieme, sia i nostri, poi loro, assistiti da un personaggio come Antonio Martorella, come Gianni Chiacchiavetta, come tutti gli altri. E riuscire a coniugare i nostri progetti con il Delfino, di Luciano, che ci hanno trovato per il da tantissimo tempo. Per noi è un motivo di orgoglio perché finalmente torniamo a Pescara. Sarete inseguitissimi, non sarete mai soli, la società è sempre qui con voi, non c'è problema. Fatevi forte di uno di noi, ovviamente il nostro punto di riferimento principe è per quello che riguarda il campo, è il mister Guglielmo.